Ciao ragazzi, da tantissimo tempo non facevo un video di questo tipo, e cioè la skincare routine serale, insieme a voi, applicando tutti i prodotti, mostrandomi proprio senza il trucco, anzi adesso lo vedrete andare via dappertutto con un olio detergente, insomma facendovi vedere i prodottini nuovi, vecchi, quelli che mi piacciono, chiacchierando un pochettino e spero di farvi compagnia. Stasera è la serata esfoliazione, quindi i prodotti saranno scelti di conseguenza. Cominciamo subito. Questo prodottino nuovo, qualcuno di voi mi chiede, questo è il Pore Control Cleansing Oil di Anua. Qualcuno ogni tanto mi chiede come faccio io con tutti i prodotti che mi mandano. Vi faccio vedere la consistenza, è proprio un olietto molto molto liquido, infatti cerco di non farlo cadere. È perché il mio lavandino è un po' più in là, però qua è meglio farvi vedere tutti i prodotti. Qualcuno ogni tanto mi chiede: ma tu come fai con tutti i prodotti che ti mandano ad avere un sistema di test? È molto semplice, provo un prodotto nella routine alla volta. Quindi se vedo che cambia qualcosa, la mia pelle si arrossa, fa non so, una reazione strana o più imperfezioni, allora forse è quel prodotto lì. Quindi questa volta di nuovo abbiamo lo struccante, forse aggiungo un contorno occhi, no, 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 una maschera, ecco, una maschera, quella la posso aggiungere. Ma intanto qua sto diventando sempre più bella, così voi sapete che anche voi, anch'io quando mi strucco non siete da soli a essere un po' un po' bruttini quando ci si strucca. Aggiungo dell'acqua, si vede già dalle mani e si vedrà anche dal viso che aggiungendo l'acqua questo olietto, come si spera, vediamo, si dovrebbe trasformare in un olio idrofilo. Non tanto, rimane ancora un po' troppo oleoso. Vediamo dopo averlo rimosso. Uso sempre i miei soliti dischetti che ho comprato su Amazon. Tutti i link a tutti i prodotti li lascio giù in info box sicuramente. Allora, la sensazione, intanto, vabbè, sicuramente ha struccato bene e si vede, insomma, anche dal dischetto. E la sensazione, gli occhi un pochino appannati. Infatti vi vedo un po', vi vedo e non vi vedo. E sento proprio il viso un po' oleoso. Non mi piace molto questa sensazione. Infatti con tutti gli oli coreani che ci sono, questo mi è stato mandato da Stylevana, tutti gli oli coreani che ci sono in giro, diciamo che c'è di meglio. Ecco, adesso invece usiamo un detergente sempre nuovo, ma ormai l'utilizzo da 2-3 sere circa, mi piace moltissimo. Vi spiego la storia mentre lo utilizzo. Il detergente in questione è questo qui di Clinians. Qua sono vittima del marketing perché dice: detergente, cercavo un detergente per il viso, ma semplicissimo, cioè mi sono accorta che non ne avevo uno, e intanto è in schiuma. E io di solito faccio tre pushate, potrebbe fare anche due, ma io sono abbondante perché appunto provo diversi prodotti e mi diverto qua con voi. E cercavo un detergente viso un pochino più particolare, un qualcosa di diverso, non per la pelle grassa perché di quelli ne ho, quelli un pochino più sgrassanti, magari con l'acido salicilico. Bella questa schiumetta, si rompe bene, insomma è piacevole, profumo molto buono. Profumo, adesso lo andiamo a scoprire. Allora, il profumo, tanto mi asciugo il viso senza strofinare, ma proprio così, ecco qua, tappicchiettando. E il profumo melograno, sì, è vero, sa di melograno. Oddio, ho ancora gli occhi appannati da quell'olio lì, va bene. E mousse detergente, collagene ed estratto di melograno. E al primo posto l'olio di Babassu. Infatti è un detergente molto molto idratante, cioè si sente, ha pulito bene la pelle, però non tira la pelle assolutamente, ha la betaina, quindi va anche a lenire la pelle, ha l'estratto di uva, ha il succo di aloe vera. Insomma, dicevo, cercavo un detergente che fosse a portata di tutti, insomma, perché sappiamo tutti Roche-Posay, poi sono andata a vedere CeraVe, che anche lì i prezzi ormai sono 14-15 euro in farmacia. Ho detto: io vorrei però qualcosa sotto i 10 euro da proporre ai ragazzi. E quindi sono andata all'Ipercoop, semplicissimo, e ho trovato appunto questo qui, di Clinians. Buon profumo, buonissimi ingredienti, ragazzi, ve lo assicuro, perché ho visto anche dei detergenti viso con sodium lauryl sulfate, che ormai, cioè, si sa che è troppo aggressivo, c'è ancora.
e buono per tutti i tipi di pelle, io direi anche per chi ha la pelle secca potrebbe andare bene, l'unica cosa dopo applicate subito il tonico, io adesso sto aspettando, comincia a tirare un pochettino la pelle, quindi applico un tonico anche lui nuovo, però per ora mi piace molto questo detergente. Applico il tonico anche se non lo farei perché dopo vado ad applicare una maschera, ma perché sento la pelle tirare, quindi non la voglio aggredire troppo, dopo lo riapplicherò. Questo è il nuovo brand Olival croato che mi ha mandato il pacco, vi ho fatto vedere il pacco la volta scorsa, con la betaina, l'antoina e aloe vera. Questo tra l'altro i pack bellissimi, bianco e nero, mi piacciono molto. Ah, l'ho respirato tutto. Parlo dopo, ok, cerco di stare zitta almeno per un po'. Fa una mist molto molto leggera, infatti secondo me è ottimo anche da applicare sul trucco e si asciuga subito sul viso, quindi secondo me è davvero ottimo, io lo uso sera, mattina, da quanti giorni? 5, 6, mi piace molto, è ottimo per chi ha la pelle sia secca che grassa, cioè ma chi ha la pelle grassa lo adorerà, perché si asciuga subito e si può procedere subito con il trucco, non lascia il viso unto, insomma non sentite quella texture che alcuni tonici, a volte quelli coreani, lasciano, e la mist è freschissima, buono buono. L'ho applicato, però come vi dicevo non l'avrei applicato perché adesso proseguiamo con la mia maschera, una delle mie preferite per l'esfoliazione. Perché la mia preferita? Intanto è lei, Retexturizing Mask di Colibri, un brand tedesco. Mi hanno mandato questo prodotto insieme agli altri 3-4 che ho provato, questa è la mia preferita in assoluto, la maschera Hulk, come la chiama mio marito, è verde, applichiamola insieme. È una maschera che all'interno ha diversi tipi di acido, adesso appena l'ho applicata vi leggerò tutti gli acidi che ci sono all'interno, ma sicuramente lattico e glicolico ci sono, non mi ricordo se c'è salicilico, dico la verità. Però è quella maschera che io faccio una volta in 2 settimane e mi dà quella proprio sferzata di energia alla pelle, un pochettino, ma giusto un pochettino, sento che fa tipo il pizzichio, come la maschera di The Ordinary, però questa è meglio, non so, forse perché essendo in crema, mi avvicino così, vedete un po' più la texture, forse perché essendo in crema, non so, va a contrastare questa azione un po' troppo aggressiva degli acidi. E è un altro motivo per cui la amo letteralmente, è perché da tenere 5 minuti, cioè questa è una cosa per chi va sempre di fretta meravigliosa. Di solito sono brava, applico anche i patch, non oggi perché li ho finiti e va bene. Però sì, davvero questa ve la consiglio, costa un po', però sono 150 ml e dura tantissimo. Alexa, imposta un timer di 5 minuti. Intanto che Alexa ha messo il suo timer, vediamo che acidi ci sono all'interno. Questa è la scatolina esterna che ancora ho. Allora, acido lattico, gluconolactone, quindi acido polidrossiacido, acido glicolico, la glicerina, ha anche il caolino, quindi ha l'argilla, quindi per chi ha la pelle grassa, con le imperfezioni, mista, questa davvero almeno una volta al mese, meravigliosa. Dopo le vacanze la faccio sempre perché magari torno con una texture un po' più presente, con tanti pori, un po' occlusi, questa fa meraviglie. Ha anche l'acido salicilico, anche l'acido succinico, l'olio di argan, tocoferolo e l'olio di... oddio, sunflower, di girasole. Quindi diciamo che c'è un buon mix tra gli ingredienti idratanti e barra esfolianti. Tanto ragazzi, ditemi come state, io qua con la maschera un pochino sento il pizzichio, però piacevole, e fatemi sapere se avete guardato Sanremo, io sto arrivando adesso, non so, a me non piace ascoltare le canzoni di Sanremo quando c'è Sanremo, le ascolto dopo, ho ascoltato quella di Annalisa, quella che ha vinto, Noia, a me Annalisa piace, mi piace, mi è dispiaciuto molto vederla criticata sinceramente sui social per come abbia reagito alla vittoria, insomma, dell'altra ragazza. Sinceramente non c'è nulla di male, mi dispiace che le emozioni, cioè non erano emozioni brutte, insomma era triste, ma è normale secondo me. Voi ditemi la vostra giù nei commenti perché sono molto curiosa. Secondo me il fatto che ci sia questo, il voler far vedere un'emozione, nascondere l'emozione, voler far vedere un qualcosa socialmente accettato, secondo me non
è del tutto sano, nel senso che è normale che una persona che ha partecipato in un concorso, non penso che sia proprio amica con questa vincitrice, sia un po' triste, aveva un po' lacrime agli occhi, magari ci teneva molto a vincere. È normale essere un pochettino tristi. Secondo me è più sbagliato essere arrabbiatissima con quella persona, ma dimostrare il contrario e dire ah, che bello, sono felice per te, in realtà la vorresti, non so cosa vorresti farle. Quindi secondo me non c'è nulla di male, era solo triste, è un'emozione normalissima la tristezza, quindi per favore non nascondiamola, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Io poi sono amante delle canzoni pop, quindi questo quando cioè mi è rimasta qua la storia ascoltando poi Annalisa, ho guardato, sono andata a vedere l'età, 38 anni, ragazzi come fa, come fa? Ah, qualcuno ha anche detto che lei ha scelto di non concentrarsi sul suo talento, sulla canzone, ma solo su, cioè qualcuno ha fatto delle allusioni sul suo aspetto, che è troppo attenta al suo aspetto fisico, ma una ragazza se vuole essere bella non può esserlo? O può essere o solo bella o talentuosa? Perché? E ho scoperto anche così, dopo leggendo vari commenti, che è anche laureata in fisica, quindi, cioè, la fisica, ragazzi, chi ha fatto mai fisica? Voi sapete cosa vuol dire, vabbè. È difficilissima quella materia lì, essere laureata in fisica, non so che testa, che cervello devi avere, quindi Annalisa davvero brava, brava per la canzone, brava che ha fatto vedere le sue emozioni, ed è giusto così, e brava in generale, una bella ragazza, insomma, complimenti, a me è piaciuta, come mi sono piaciuti tutti, insomma. Ho riguardato un po', adesso devo riascoltare anche la canzone di Mahmood, poi mi è rimasta, e così. Fatemi sapere i vostri preferiti, se avete guardato Sanremo, insomma, scatenatevi dei commenti, così parliamo anche di qualcos'altro, a parte la skincare. Già la pelle, giuro ragazzi, la sento più liscia, non so, vediamo, più uniforme, anche a livello tattile. Poi riapplichiamo il tonico. Vi dicevo, questo brand Olival, non parlo perché sennò lo respiro di nuovo. Ah, bellissima questa sensazione, ne metterei chili, anzi litri. Questo brand Olival, di cui sto provando diversi prodotti, dopo c'è anche non c'è la crema, anche se mi piace molto perché oggi uso gli acidi e ha azelubicina dentro. Una grande scoperta, andate su Notino, provate a vedere qualche loro prodottino, perché in doccia ve la faccio vedere mentre si asciuga il tonico. Ho anche questo prodottino da farvi vedere, ma così, perché se andate a fare shopping da Notino c'è questo prodotto, è da prendere, il prodotto per il corpo, il peeling per il corpo, meraviglioso, cioè a parte il profumo floreale. Sì, floreale, un pochino vanigliato. Beh, adesso qua sta cadendo tutto, lo rimettiamo in doccia che è meglio. E a parte il profumo, questo prodotto all'interno ha delle particelle che si sciolgono, uno scrub gel doccia. Non avete bisogno fare prima lo scrub, poi lavarvi il corpo, fate tutto insieme. Aggiungendo l'acqua si forma questa schiumetta e andate proprio a svolgere sia un'azione di detersione sul corpo, sia uno scrub, un peeling molto leggero, meraviglioso davvero, a me è piaciuto moltissimo, era giusto per farvelo vedere, così se andate su Notino, che ne so, questo tonico, buono, la crema azelubicina, buonissima anche quella, ve lo dico già. Questo prodottino non l'ho applicato oggi, ma l'ho provato e mi piace molto, è sfogliante, microsfogliante, quindi è come se foste qua in bagno con me, sono emozionata. Buon brand, buonissimi prezzi, ottimi ingredienti, quindi non fatelo scappare, è bei pack, perché vanno bene sia per uomini che per donne, cioè non parliamo di questo rosa che magari se volete far avvicinare un po' il vostro uomo, piuttosto che, non so, il vostro papà alla skincare, bianco e nero, secondo me un regalo perfetto, veramente bello, bel brand, mi è piaciuto molto anche il loro approccio. Passiamo al siero, per il contorno occhi e per il viso. Allora, per il contorno occhi sto utilizzando questo qui, il siero all'acido ialuronico, il B5, Hyaluron B5 di La Roche-Posay. È un siero che è particolare, è da applicare, infatti ha un suo applicatore con la pallina che è fredda, di mattina, oddio. Per quello è particolare, perché a volte cadono delle gocce, infatti bisogna scaricarle, ma Marina si dimentica. È un siero che, se non chiudete subito con la crema, dopo vi faccio vedere la crema che uso, va subito a quasi a solidificarsi. Tanti di voi mi hanno chiesto se mi trovo bene, se consiglio questo siero qua, non lo so, devo ancora vedere, secondo me dura
una vita e mezzo, perché per il contorno occhi non so come si faccia a finire in 6 mesi questo siero qua, perché ce n'è tantissimo, 15 ml è tanto, o ne metto poco io, che può essere anche quello, e lo chiudo subito con la crema perché sono cominciata a tirare troppo, mi disidrata quasi il contorno occhi, che poi è la particolarità dell'acido ialuronico, e uso questa Retinol Complex. Anche di questa tanti di voi erano curiosi, mi è stata regalata dalla mia amica che ha il negozio, vi lascio il suo recapito, è il negozio fisico ma anche il negozio online, e che tratta questo marchio qua. Allora, questo marchio qua ha Retinol Complex perché ha tanti prodotti a base di retinolo, però questo è contorno occhi, volevo provare qualcosa di diverso perché avevo già il contorno occhi con il retinolo, e ho scelto lui che ha la coenzima Q10 all'interno, quindi un ingrediente anti-age, nutriente, poi ha l'olio di avocado, infatti la sua texture ricorda una famosissima crema contorno occhi, però ce n'è molta meno in quella confezione lì, ed è molto più oleosa quasi, rimane proprio sul contorno occhi un po' pesante, a me mi ricordo appesantiva anche un po', mi faceva quasi un po' le borse, talmente tanta acqua portava al contorno occhi durante la notte. E questa cremina, profumo molto buono, un po' dolciastro, un po' vanigliato, si assorbe subito, la uso sia mattina che sera. Allora, all'inizio l'effetto era proprio wow, mi piaceva subito, adesso ho aggiunto questo siero contorno occhi di La Roche-Posay e mi sembra che vada quasi a seccare il contorno occhi, quindi io con l'acido ialuronico, ragazzi, voi ditemi che rapporto avete con l'acido ialuronico, scrivetemelo nei commenti, io dipende, perché spesso tanti prodotti mi fanno uscire delle imperfezioni, vedete, anche sul contorno occhi me lo va a seccare, o non lo chiudo bene, ma mi sembra di sì, in senso lo chiudo subito, uso i prodotti che contengono l'acido ialuronico, perché anche questa crema lo contiene. Vado a pensare cosa possa essere, forse l'ambiente in cui vivo è troppo secco piuttosto che troppo umido per l'acido ialuronico, non lo so, o la mia pelle in generale per quello mi fa uscire imperfezioni non necessita di così tanto acido ialuronico, lo sputa tipo fuori, fatemi sapere. Vi do un'altra possibilità, magari adesso è perfetto dopo l'esfoliazione chimica, al siero Sicamide di Labcare, facciamo 3 pompette, e perché per me era un siero un po', come vi dicevo, un po' acqua fresca. Vediamo dopo l'esfoliazione. Io tendenzialmente quando uso la maschera esfoliante, cosa uso dopo? Uso tutti i prodotti lenitivi idratanti e una crema nutriente magari alla fine, perché la pelle, anche se sono soltanto 5 minuti, avete visto quanti acidi c'erano all'interno, la pelle l'abbiamo sottoposta ad uno stress comunque per rinnovarsi, però ovviamente abbiamo rimosso le cellule morte e la pelle nuova necessita di idratazione, di effetto lenitivo, vedete che sono un pochettino arrossata, questo sempre tra virgolette colpa degli acidi. Oggi non faccio neanche il massaggio, adesso mi sono messa a fare anche il massaggio con Gua Sha, fatemi sapere se siete curiosi di come lo faccio, insomma, e come viene effettuato questo massaggio, perché magari potrebbe esservi utile. Direi che potremmo applicare anche la crema, che è anche questa super interessante. Ed è lei, la crema di Naturium con i ceramidi, Plant Ceramide, quindi ceramidi di origine vegetale, che così sembrerà pesantissima. Io sono la prima che odia le creme pesanti, in realtà metto un pochettino qua sulla mano perché volevo farvi vedere la texture, vedete quanta ne sto prelevando? Voi direte tantissima, non si assorbirà mai, in realtà è bellissima, guardate, la metto sul viso, sparisce, cioè è una specie di, la consistenza è tipo panna montata, meravigliosa, ve lo assicuro, è veramente un prodotto spettacolare, massaggiandola per... Ma facciamo, non ha profumo all'interno, quindi anche questo mi piace molto, massaggiandola per 30 secondi neanche mentre parlo con voi, si assorbe, rende la pelle, cioè da subito sento la pelle più tonica, più quasi rimpolpata, idratata ovviamente, non lucida la mattina successiva, forse un po' la fronte, ecco, perché la mia fronte è sempre lucida, però davvero mi dà quell'idea di pelle più giovane, più nutrita, a me questo effetto piace, di sera, di mattina ovviamente, poi applico la protezione solare un po' troppo, ecco, quindi la uso soprattutto di sera e mi dà questa coccola in più, ultimamente la mia pelle era più disidratata, invece con questa crema davvero meravigliosa, meravigliosa.
Basta ragazzi, direi che questa è la mia routine serale. Ah no, ho anche il prodotto per le labbra. Indovinate, sempre il solito, il Clavù, finché non arriva qualcos'altro. Anzi, ho visto, fatemi sapere se avete provato, la maschera per le labbra di Fenty. Qualcuno dice che è molto molto buona, quindi non so, mi ha incuriosito. Non perché io non abbia delle maschere o dei burri cacao, ma ovviamente quando arriva bisogna provarlo. Poi, tanti parlano bene di Rode. Come marchio, anche di quello non ho provato mai niente, ma perché ho tante cose da provare. A me piace provarle fino alla fine, soprattutto se mi piacciono. Quindi qua una buona maschera nutriente, Clavù, coreano anche lei, buona maschera, idrata bene, un buon profumo in questo caso di fragole fragoline, non lo so, di bosco, così fa il suo per il prezzo che ha, secondo me buonissima. Bene ragazzi, io direi che questo era il tutto, spero che voi vi siate divertiti, arriverà sicuramente anche la skincare routine mattutina, che è sempre uguale quella, bene o male sempre andiamo con gli stessi ingredienti, magari cambiamo ogni tanto ma rimaniamo così. Per quella serale invece c'è una skincare esfoliazione, skincare routine retinolo e skincare routine di mantenimento, quando insomma bisogna solo idratare e lenire la pelle. Fatemi sapere se siete interessati anche alle altre due serate, che facciamo una cosa del genere con magari un argomento a piacere. Mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao! Capelli, non li ho sciolti perché sono da lavare. C'è questa criniera da leone, da leonessa, che insomma è invidiabile. Poi devo farla vedere, così vi ho fatto ridere. Ciao ragazzi!